sono venuto qua che qua tutti si davano per scontato che io non ci sono più. Non è così, perché i discorsi devono essere ancora fatti e le valutazioni devono essere ancora fatte. E quindi non è esattamente così. Ho ripetuto che non ho firmato una rescissione col Bari, e ripeto che non ho firmato nessun contratto, tantomeno col Siena. Se ci dovessi fare una percentuale di probabilità, direi che sì. Lo dovessi lasciare il Bari, il primo pensiero è che sto a casa un po' di tempo, più che accettare qualcosa di altre società. Mia moglie infatti non è probabilmente d'accordo, perché non mi sopporterebbe, probabilmente la voglia poi di ricominciare sarebbe più forte anche di quello che è il pensiero di stare, di staccare un po' la spina. Si tratta di una poesia in rime romanesca, e quindi il racconto anche della vita di un uomo di sport fatto direttamente dalla penna alla voce. Caro Enzo, ascoltiamo. Ma questo mi fate sorpresa ogni secondo. Questo qui è la mia vita, il mio rapporto con il calcio e con i miei presidenti. Allora ho buttato giù due righe così. Da oltre 30 anni sto in sto pallone, cominciai giovane col giovane Anzalone. Poi passo dopo passo, come a scuola, sono cresciuto col grande Dino Viola. Ma poi, per non farmi più chiamare Cazzino, m'annetti a fa' scafata con Rado Ferlaino. Però per lavorare bisogna andare tutti i pizzi, e giù fino a Palermo, con Ferrara e con Polizzi. Ma la vita non è davvero come pensi, e infatti mi chiamo De Botto, Franco Sensi. Ho avuto dirigenti ricchi e poverelli, ma financo, in vero, un certo Gianni Agnelli. L'istinto però era degli avventurosi, e preferì andare a fa' giochi con Preziosi. Non era ancora tempo di lezioni, ma Sensi mi rivolle con D'Antoni. Non tutti i presidenti sono saldi, io me ne accorsi proprio vicino proprio a Naldi. Quando ogni cosa mi pareva a buca, ottenne la fiducia del povero De Luca. Ho fatto forse male a negarmi a Berlusconi, perché poi mi ritrovai in mano ad Angeloni. Ma siccome la vita è piena di sorprese, è come oggi di grazie a Matarrese. Qui poi c'è uno spazio, li vedremo con quando e come sarà. Il calcio, si sa, premia i geni e puro gli inetti. Io mi accontento di essere stato per inetti. L'applauso del pubblico a casa c'è, ma soprattutto la stretta di mano. Io faccio solo vedere alla telecamera che questo è il foglio della poesia che ha appena letto Perinetti. Qui lo spazio per mezza Roma non c'è. Per cui, detto questo, voglio chiudere. Volevo dire solo una cosa, ecco. Se mi concedete l'ultima battuta, così approfittiamo. Il commiato, ho detto il commiato da Bari. Il commiato da Bari non ci sarà mai per Perinetti, perché Bari sarà sempre insieme a me e tutti i baresi. Enzo, devi concludere tu stasera. Che devo concludere? Lo guardo, lo vedo piangere. No. Visibilmente commosso. Visibilmente commosso, e quindi abbiamo diritto a essere ottimisti. Ilaria!